Bella ragazzi, io sono Maci, ben ritrovati sul canale ed eccoci qua con la collezione completa fino ad ora, ovviamente. Quindi siamo a 100 uscite normali più le extra della collezione Marvel Heroes 3D. Volevo rifare una panoramica completa di tutte le uscite, come avevamo già fatto a suo tempo quando eravamo intorno alla 50esimo numero. Eccoli qua, anche se questi non sono tutti, ce ne sono altri che poi vediamo, e volevo farveli rivedere tutti per insomma vedere un po' come si è evoluta la collezione, quante sono queste statuine per ora, e ovviamente rivedere un po' quelle che ci piacciono, quelle che non ci piacciono e quant'altro. Quindi questo, in questo momento ho questa libreria in cui tengo fumetti e quant'altro, e li ho posizionati qui sopra perché sono veramente veramente tanti, e come potete vedere ha un certo impatto scenico. Questa mega, sembra veramente una mega formazione di Avengers Infinite, perché qui c'è veramente di tutto e di più, e merita, mi piace molto ad impatto visivo tutte insieme così radunate, sono veramente veramente fighe, spaccano il culo. Andiamo a vederle un po' più in dettaglio però. Allora, si parte con i classici Capitan America, Iron Man, Thor, questi li abbiamo già visti numerose volte. Dietro abbiamo Pantera Nera, Wasp, Occhi di Falco, e poi qui abbiamo Visione, Falcon e Falcon, ovvero Sam Wilson, Capitan America. Quindi penso che tra l'altro Sam Wilson sia l'unico personaggio nella collezione ad avere, insomma, essere uscito due volte in due vesti differenti, se non mi sbaglio. Ah no, in realtà non è vero, perché c'è anche Hank Pym, Giant Man e Calabrone, quindi in realtà no, non è vero. Hank Pym lo batte. Comunque, lì dietro abbiamo Thor, Jane Foster, Giant Man, Hulk. Queste erano più o meno tutte uscite molto vecchie, cioè ovvero le prime uscite, ecco, diciamo. E anche se però devo dire che non ho non le ho messe in un ordine preciso per ora, non le ho messe in ordine numerico, non le ho messe in ordine neanche, diciamo, di gruppo di appartenenza o quant'altro. Per ora sono abbastanza messe giù a caso, sono sincero, però merita lo stesso. Allora, continuiamo a vedere. Qui abbiamo il buon Doctor Strange con la sciozza come nell'ultima serie, Capitan Marvel, dietro abbiamo Capitan Marvel originale, Vedova Nera, Ant-Man, come abbiamo già ribadito purtroppo è senza un'antenna, si può vedere chiaramente, poverino, meno mappo, Winter Soldier, Ultron, eccolo lì, versione classica, Hulkbuster, Iron Patriot, War Machine incazzato come una bestia, perché ha veramente 95.000 mitragliatori sopra le spalle. Qui abbiamo Ercole, guardate che figo Ercole. Poi si prosegue con alcuni membri dei Guardiani della Galassia, Star-Lord, Gamora e Drax, eccoli qua, seguiti dietro da Wonder Man, She-Hulk, qui sotto sì, è in posizione veramente ridicola, però Luke Cage, versione classica, con dietro Iron Fist, che è molto fico, Uomo Assorbente, eccolo lì, anche lui in versione, posizione un po' chinata, Mandarino. Poi lì abbiamo Red Hulk, che è una delle più pesanti tuttora. Thanos, eccolo qua, Thanos. Imponente, ovviamente. Spacca il culo. La prima armatura di Iron Man, anche questa era un'uscita extra. Fatta molto bene, anche questa. Calabrone. Arnim Zola, lo vedete bene. E qui davanti poi abbiamo Namor. Alcuni membri inumani, qui abbiamo Freccia Nera, intento a sbraitare in maniera potente, Medusa, eccola qui, fatti bene. Qui dietro abbiamo altri due membri dei Guardiani della Galassia, abbiamo Groot, fighissimo, eccolo qui. Questo tra l'altro è come appare quando hanno rilanciato la testata dei Guardiani della Galassia. Questo era il suo primo aspetto, diciamo. E qui sotto c'è Rocket Raccoon, un po' nascosto, ma si vede abbastanza bene. Eccolo qua, qua Rocket Raccoon si vede un po' meglio. È bassino, effettivamente. Ovviamente la polvere si fa sentire, eh.
ogni tanto le pulisco, però insomma, così all'aperto prendono tanta polvere. Lì abbiamo calabrone, lì molto figo. Poi lì abbiamo teschio rosso, versione classica anche lui, Miss America Chavez, eccola qui, Kingpin enorme, Kingpin è veramente enorme ragazzi, molto figo, guardate che bella faccia soddisfatta. Passiamo di qua, Ghost Rider, fighissimo, molto figo, Daredevil, anche lui, molto figo, Elektra, parte la faccia un po', è figa, Ronan, extra, questa è un'uscita extra, Odino, molto figo, altra uscita extra, vedete che le uscite extra sono sensibilmente più grosse delle uscite normali. Lì dietro abbiamo Punisher e qua abbiamo Spider-Man. Qui dietro Ron abbiamo Maria Hill, molto nascosta, Donna Ragno, Nick Fury, loro molto fighi, c'è Bomba A, Lady Sif, molto figa anche lei, Fandra, Hogun, quindi i vari amici di Thor qua, veramente figo, Surtur, anche lui spacca il culo ed è enorme. Muovendoci un po', qui abbiamo Venom, che è fighissimo, anche lui spacca veramente il culo, è fatto da Dio. Carnage, anche lui spacca il culo. Dietro abbiamo Hydro Man, che sì, insomma, anche se non c'era, non era una grande perdita. Bullseye, che invece spacca. Moon Knight, col suo alias Mr. Knight, molto figo anche lui. Heimdall, qui dietro, che spacca il culo. E c'è anche il Bifrost sotto. Il distruttore, che è un po' coperto, però insomma si vede bene. Muovendoci di lato, lì abbiamo Abominio, Loki. Qui abbiamo Ultimate Spider-Man, Green Goblin, che spacca il culo, Spider-Gwen, che è fatta bene. Lì abbiamo la pecora nera della collezione, perché è indubbiamente la più brutta di tutte, ed è Mary Jane, che è una cosa orribile, quindi documentiamo anche questa schifezza. Laggiù intento a caricare a bomba c'è Rhino, vedremo di riprenderlo meglio dopo, è una posizione abbastanza scomoda. Il collezionista, eccolo lì, la gatta nera fatta molto bene, Lizard, eccolo qui. Poi per finire qui abbiamo Wolverine, eccolo qui, molto figo Wolverine, l'uomo sabbia, Dottor Octopus, che spacca il culo, anche se era un po' difficile da posizionare con tutti quei bracci meccanici, ma è fatto molto bene. Spider-Man col costume nero, eccolo lì, molto figo. Electro, sì, insomma, vabbè, è ridicolo anche nei fumetti, quindi anche qui. Uomo ghiaccio. Tempesta, che è una posa molto figa. Deadpool, eccolo qui, molto figo anche lui. Magneto, che è incazzatissimo pure lui, molto molto figo Magneto. Qui abbiamo Kitty Pryde con Lockheed, anche ci sta. Sabertooth, che è molto figo. E per finire questa sezione abbiamo Colosso, che spacca tutti i culi anche lui, molto figo. E quindi questa è la panoramica di questa prima sezione. Ne abbiamo alcune altre, però, quindi andiamo a vederle. Sopra l'armadio della Tigre Bianca Occhi Blu, che vedete dallo sfondo dei miei video, abbiamo altre action figures. Infatti ne abbiamo un bel po' di altre. Allora, si parte con Dormammu, eccolo qui. Qui dietro abbiamo Sentinella e Stiltman, che sono abbastanza torreggianti e alti. Sentinella spacca veramente il culo, mi piace un sacco, è fatta molto molto bene. Qui
Un altro che mi piace un sacco è il professor Xavier, è fatto da Dio, tra l'altro un'uscita standard, però è molto massiccio per via della sedia a rotelle, quindi spacca il culo. Scourge, eccolo qua. Lì dietro abbiamo Crystal, che ci sta. Gorgon, posizione, sì, un po' da cacasotto, però ci sta. Qui davanti abbiamo Malekith e Avvoltoio. Il panzutissimo Volstagg, che è enorme anche lui, ci sta un sacco. Tra l'altro mi si era rotta questa parte del suo elmo, sono riuscito a riattaccarlo abbastanza bene, per fortuna. Comunque lì dietro c'è Lockjaw, l'ho dovuto mettere orizzontale perché sì, per motivi di spazio. Valkyria, Nova, che spacca il culo. Bestia Nera, anche lui molto molto figo. Qui davanti abbiamo Miss Marvel, la nuova Miss Marvel. Shocker, eccolo qui. Poi qui abbiamo Magic o Magic, molto figa. Qui dietro c'è Madame Mask, Ex Nihilo, Taskmaster, eccolo qui, Angelo, Triton, che insomma è brutto proprio di suo, quindi non ci si può fare niente, però è fatta bene la figure. Scarlet Spider, eccolo qui, o meglio il ragno rosso. Jean Grey e Ciclope, eccoli qua, questa era un'uscita extra, uscivano tutti e due insieme in un unico piedistallo, come vedete, molto molto figo. L'inimitabile, inafferrabile, inguardabile Mangog, eccolo qui, con i suoi bei mutandoni viola. Mistica, molto figo. Bestia, un po' annerito ma comunque ci sta. E lì abbiamo Emma Frost. Mentre qui, per finire, abbiamo Blade, che ho dovuto mettere un po' di sghembo perché c'ha questa posa un po' scomoda. Mentre qui poi abbiamo Morbius, questa posa un po' strampalata. Beta Ray Bill, che è bellissimo, guardate come cazzo è bello Beta Ray Bill, si fa per dire ovviamente, ma l'action figure è bella. Cloud, eccolo qua, anche lui è così nei fumetti, non ci si può fare niente. Hell o Hela, eccola qua, molto figa. Batroc, col suo costumino ridicolo. E infine qui abbiamo Lady Deadpool, che invece è fatta molto molto bene e spacca il culo. E con questo, queste sono tutte le uscite finora, ovviamente, perché ce ne saranno delle altre, tutte le uscite di questa collezione, che devo dire spacca molto il culo e rende molto bene vista così, insomma, in panoramica, con tutti i personaggi messi insieme. È molto molto fica. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, mi raccomando, suonate la campanellina per rimanere aggiornati con quello che faccio. È bella, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti.